Il lavoro editoriale, il filo della dorsale che raccoglie il frutto di questo concorso di letteratura, però so che le vostre attenzioni, i vostri progetti sono ancora altri. Sì, si stanno allargando, adesso stiamo lavorando a un progetto importante che per esempio la mostra di foto del regista, regista, fotografo, artista in generale David Lynch, che ci sarà a ottobre. Saremo... E poi questo della foto, so che è un settore che a voi interessa molto perché avete fatto proprio un corso proprio specifico anche per foto editor. Sì, esatto, perché uno dei... Che è un mestiere pressoché ancora sconosciuto. Sì, 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 sì. Diciamo è diffuso nei paesi anglosassoni, però da noi è ancora, diciamo, non è codificato, nel senso che poi magari le riviste... i giornali o comunque l'editoria in genere se ne serve, però come dire, non esiste una formazione specifica per foto editor, e quindi noi essendoci nella nostra associazione una professionista che da 30 anni fa questo mestiere, allora abbiamo pensato di organizzare una formazione per foto editor. Ci stavi dicendo di questa mostra su Lynch, ti ho interrotto, scusami, hai detto a ottobre sarà organizzata. Sì, a ottobre, in concomitanza con la festa del cinema, infatti dovrebbe esserci anche David Lynch, ancora non abbiamo la certezza, però buone probabilità. Sì. E a proposito di questo, a proposito incrocio immagini, foto e editoria, stiamo preparando anche un catalogo, quindi ci sarà un catalogo di questa mostra con materiali anche inediti che vanno anche oltre Lynch. Quindi. E so che state in qualche modo perlustrando anche un nuovo mondo che è quello degli audiolibri. Sì, questo è sempre sulla scia del concorso letterario e dei racconti brevi. Abbiamo pensato di trasformarli in letteratura da ascolto, quindi dei racconti brevi, quindi non lunghi, non i romanzi lunghi, sono molto impegnativi, quindi racconti brevi di una mezz'ora. Abbiamo già in produzione un paio di racconti letti, recitati più che letti da attrici e attori professionisti e musicati, quindi un progetto diciamo tutto tondo. Complesso. Complimenti, perché credo che sia un settore molto interessante, una bella novità, quindi bravi per l'attenzione a cogliere queste nuove tendenze. So che poi avete anche in cantiere l'idea di diventare proprio degli agenti letterari. Sì, diciamo è un progetto ancora in via di sviluppo perché comunque è un altro settore, quindi è un'altra professione, lo stiamo come dire, esplorando, stiamo come dire, organizzando tutte le attività perché anche questo comporta come dire, delle fatiche. Quindi, bravissimo, Laboratorio Gutenberg, per scoprirvi sul web www.laboratoriogutenberg.it, facilissimo, scopriremo tutto sui mestieri dell'editoria, quindi appuntamento alle prossime avventure del Laboratorio Gutenberg. Io ringrazio Domenico Muscolino di essere stato qui con noi, di averci raccontato queste cose. Con l'occasione vorrei lanciare il nuovo concorso che sta per partire, si chiama Nella città delle donne, concorso letterario per racconti. Per racconti brevi. Quindi, come si chiama? Scusami? Nella città delle donne. Sul sito trovate tutte le informazioni. Grazie ancora a Domenico, io lancio l'appuntamento con la musica che so essere molto atteso. Monodia, Parlami così. Resto immobile.
così, che cancella il tempo fra di noi. Stai cercando una scuola di musica che soddisfi le tue esigenze? International Music Institute, corsi per tutti gli strumenti, laboratori di musica moderna, coro e orchestra per ogni età e livello, percorsi didattici e piani di studio fatti su misura che potrai scegliere insieme a noi con l'aiuto di docenti qualificati. Telefona allo 06 88 457 88 o visita il nostro sito www.imionline.it per scoprire tutte le nostre sedi a Roma. International Music Institute, la musica che ti gira intorno. Ed eccoci rientrati in Iceberg News, e io sono in splendida compagnia, naturalmente, non solo dal punto di vista, insomma, del fascino e della bellezza, ma naturalmente soprattutto del talento, della bravura. Giovanna Gattuso, che io ringrazio tantissimo di essere qui. Grazie a te Paolo. Allora, noi, come dicevo prima, siamo proprio bravissimi a invitare personaggi come te che hanno una vita enorme da raccontare in 10 minuti. Perciò io passo subito la parola a te, perché io non voglio spendere parole. Chi è Giovanna Gattuso? Aiuto, cominciamo così. Esatto, chi è? Come ti definisci? Dunque, beh, cantante, compositrice, didatta di tecnica vocale. Sì, vita abbastanza intensa, sono italiana ma vivo a Los Angeles, dove insegno e canto, dove teniamo questi fantastici campus di 3 settimane, campus di tecnica vocale, musica, con adesso ci arriveremo, dove succede, certo, di tutto e di più in queste appunto 3 settimane di quelle che io definisco vacanza studio. Si svolgono per l'esattezza a Venice Beach, quindi sulla spiaggia di Venice, vicino a Santa Monica.